Buonasera a tutti, ciao a tutti. Io sono Caroline Biona e siamo alla seconda puntata della rubrica Il raggio parlante. Eh, in cui parliamo di radiestesia e di radionica. E nella prima puntata, per tessere un po' le fila, eh, ho parlato solo di radiestesia e eh, con questa metafora che dà il nome a, alla rubrica Il raggio parlante, quindi partendo da. Eh, questo concetto per cui eh, l'universo è un'infinita biblioteca di, di informazioni che sono a nostra disposizione e noi con la nostra sensibilità e il pendolo possiamo accedere a, a queste informazioni. Per farlo dobbiamo anche imparare e conoscere il linguaggio dell'universo e dopodiché e la volta scorsa io non mi sono dilungata molto in uh, spiegazioni un po' più nozionistiche e, e teoriche, ma ci tenevo proprio a portare subito degli esempi concreti, perché è vero che parliamo di eh, arti, le chiamerei antiche, ma eh, volevo proprio portare eh, il un come come ci servono oggi nel 2024 e quindi lasciare proprio l'idea, no? come, come oggi se ci si rompe un tubo pensiamo a idraulico, è questa radiestesia, eh, come la uso. E quindi ho riportato eh, dei casi estremamente concreti senza eh, dare maggiori informazioni. Oggi invece, come seconda puntata, mi sembrava dir poco doveroso dover eh, fornirvi delle informazioni in più, quindi a livello tecnico. E siccome non mi sento assolutamente eh, preparata per darvi queste informazioni, eh, ho invitato qui come ospite la mamma della radiestesia della Radionica, sicuramente a livello italiano, ma anche direi estero, che è Alessandra Previdi, che adesso vi, ra vi racconto due cosine di lei. E laureata in, in biologia, eh, attualmente presidente della Società Italiana di Radionica e Radiestesia che ha fondato nel 1995, che tutt'oggi tutt è attivissima nella divulgazione, nell'insegnamento e nella ricerca, diplomata presso la Radionica Association in Inghilterra, ha studiato in America, ha scritto dei libri. Eh, eh, dopodiché, eh, che dire, tiene conferenze in tutto il mondo ed è un rappresentante di spicco della Radionica Mondiale, che quindi mi toglierà da questo impasse e quindi spiegherà a tutti alla fine, Alessandra, la radiestesia che cos'è e poi il passaggio successivo perché c'è la Radionica, io nella prima puntata di Radionica non ho parlato e quindi come poi ci arriviamo. E anche se vuoi con dei, degli accenni storici, perché io non ho citato praticamente nulla se non limitarmi a cosa molto antica. Io sono stata proprio nel 2024. Ma eh, va benissimo il 2024. <ride> Eh, che cos'è la radiestesia? L'hai detto anche tu: la radiestesia è la possibilità di comunicare con l'invisibile, ascoltare l'invisibile, quello che è la trama della realtà. Noi non la vediamo, ma noi siamo costituiti da qualcosa che prima noi siamo materi, ma prima è l'informazione, poi l'energia, poi la materia. Quindi noi siamo l'ultimo tassello. E questa è una cosa che anche ormai la fisica quantistica lo riconosce fonda un po' le basi della radiestesia anche se non abbiamo ancora nessuna eh, prova scientifica, cioè non esiste una letteratura scientifica o, o simile sulla radiestesia perché appunto questa trama invisibile è, è fatta di energie che ancora la scienza ufficiale non riesce a misurare noi sappiamo che se non misuri è come se non esistesse però noi nella realtà sappiamo che esiste quindi la usiamo e eh, continuamente no come, come fai tu che sei bravissima in radiestesia a me piace moltissimo anche la definizione che da raymond grace che è un grande radiestesista americano uno dei miei mentori proprio un personaggio incredibile eh, lui dice la radiestesia è quella cosa che ti permette di sapere quello che, che già sai ma non sai di sapere mi piace e tantissimo questo faccio di lingua, no? Perché vuol dire che tu nel tuo subconscio, nella tua mente, collegandoti a, a tutto quello che c'è, già sai le cose, però mh, non riesci a tirarle fuori. Io dico sempre che il pendolo, che, che noi usiamo per la diestesia, non so se nessuno ci ha fatto vedere, io ho il mio qua, ve lo faccio vedere tanto per capirci di che stiamo parlando praticamente eh, il pendolo per me è come il volume di una radio, cioè noi siamo delle stazioni radio, noi percepiamo tutto come se fossimo una radio con tanti canali, no? dove, ci dove ci sintonizziamo, noi possiamo sentire musica di tutti i tipi, rock, new age, questo e quello, no? però se il volume della radio è spenta, è spenta, non sentiamo niente, allora basta alzare il volume e riusciamo a sentire la musica e questo è il pendolo per me, e la, la possibilità di percepire questa musica, queste informazioni che noi riceviamo, ma eh, non riusciamo a, a vederle. <ride> Ti è piaciuto? Sì, sì molto. <ride> come l'hai scoperta la radiestesia? In sì, realtà, sei... la radiestesia è stata una seconda. Una seconda scoperta, perché io ho cominciato con la radionica. Io dopo la laurea mi sentivo molto stretta nell'ambito scientifico, radioni, eh sì, di biologia, cioè mi sentivo che era troppo poco. Io avevo questo bisogno di, di capire l'universo e quello che avevo studiato non mi, dava, non mi dava nessuna risposta, era troppo limitato per me. E quindi è stato proprio un caso. Io cercando risposte. Ero giovane, avevo neanche finito l'università, praticamente ho trovato questa bancarella dei libri usati, che io andavo sempre a guardare perché mi interessavo già da ragazza, proprio, mi interessavo di parapsicologia, magia, tutte queste cose qua mi attiravano moltissimo. E ho trovato questo libro incredibile, che già allora era fuori commercio, infatti, lo vendevano tipo 300 lire, una cosa ridicola. E, e si chiamava Rapporto sulla radionica di un tale Russell. E io l'ho comprato con altri libri un po' strani che erano lì eh, e, e l'ho letto, l'ho finito in due giorni e sono rimasta completamente... Non so, ero completamente stravolta, completamente stravolta perché avevo capito che quello era quello che cercavo. Perché questa radionica, che non avevo mai sentito nominare, che avevo visto, avevo letto su questo libro, era talmente incredibile: perché si poteva curare a distanza, trattare i campi in agricoltura a distanza. E creare medicine vibrazionali, voi pensate che all'epoca erano 30 anni fa, non c'erano un sacco di cose, le, le terapie a distanza, adesso siamo abituati a farle, ma una volta non esisteva, c'era solo la radionica che lavorava a distanza, per me era un campo fantastico, sia per la mia curiosità di ricercatrice, perché io sono una ricercatrice, e anche perché io volevo fare qualcosa di buono, voglio fare qualcosa di buono per il mondo voglio andare via che ho lasciato qualcosa di buono per uh, quelli che verranno dopo di me e questo mi sembrava fantastico perché poter trattare i campi a distanza senza veleni come veniva detto nel libro o trattare le persone a distanza senza medicine chimiche eh, mi sembrava un passo avanti notevole per le prossime generazioni no? perché siamo pieni fino a qua di inquinamento veleni e tutto quanto e quindi mi ci sono dedicata anima e corpo, devo dire che io ero molto scettica, sono una persona molto scettica, quindi è stato tutto un percorso che per me è andato verso un percorso quasi spirituale, perché ho dovuto buttare giù tantissimi limiti e crescere moltissimo, e quindi io lo considero un percorso di crescita, questo della radiestesia, della radionica, che è stato per me al di là di tutto il resto. Bene, e senti invece se tu dovessi spiegare il passaggio successivo, la radiestesia, ok, l'abbiamo spiegata il pendolo, il passaggio dalla radiestesia alla radionica, vabbè, il più semplice, questo lo so anch'io, è l'utilizzo degli strumenti, <ride> ma tutta quella storia meravigliosa con cui siamo arrivati a capire che eh, servono anche e sono molto utili gli strumenti, e spiegali al posto mio. Vai <ride> va bene allora, diciamo che la Radionica nasce all'inizio del Novecento negli Stati Uniti, ad opera di un neurofisiologo, un certo Albert Abrams, eh, che era anche un fisico. Quindi era un, un medico che aveva una cultura molto più ampia di un medico normale, e si, eh, si era fatto questo pensiero. Si diceva, alla fine, se noi andiamo a guardare come è, è fatta la materia, che sia un essere umano, che sia un sasso, che sia un pezzo di legno, alla fine è un insieme di atomi e molecole vibranti. Quindi alla fine della storia, alla fine di tutto, ci sta una vibrazione. E questa vibrazione, eh, lui cercava il modo di, di prenderla, da, di poterla eh, diversificare. Ogni parte del nostro corpo ha una vibrazione diversa. Lui è riuscito alla fine, pensate all'inizio del Novecento. È riuscito a distinguere le varie vibrazioni di tutte le parti del corpo e anche delle varie malattie, creando quello che noi conosciamo noi radionici come il libro delle rate. Lo chiamiamo libro delle rate, o libro dei codici radionici, perché sono riusciti a mettere insieme tutti questi ehm, codici che riguardano tutte le parti del corpo, le malattie, tutto quanto. E eh, questi codici numerici vengono messi sugli strumenti e eh, in questo modo è possibile sia analizzare a distanza una persona attraverso, all'epoca si usava una goccia di sangue adesso si usa eh, una ciocca di capelli una cosa così molto più tranquilla ecco. eh, sia analizzare sia eh, fare un trattamento a distanza in pratica le informazioni che noi troviamo attraverso lo strumento Ehm, rimangono stabili tutto il tempo che io voglio, quindi io posso mandare le informazioni che sono necessarie, per esempio, una persona ha eh, una gastrite, io posso mandare un codice numerico. Che, che è contro la gastrite, cioè la, la cura, diciamo, la frequenza. Noi la chiamiamo la rata opposta, no? che in qualche modo la, la, mette a posto quella vibrazione squilibrata, e posso aggiungerci un colore, posso aggiungerci un rimedio omeopatico, posso aggiungerci un fiore di Bach, qualunque cosa può essere descritta sotto forma numerica. quindi il trattamento diventa particolarmente olistico, noi possiamo trattare tutte le parti del corpo, i corpi sottili, chakra, tutto quello che c'è attraverso lo strumento. Io lo strumento eh, lo chiamo il congelatore dei pensieri, perché per me è quello. Sia la radionica che la radiestesia non vivono senza un operatore. Senza l'operatore è come un violino senza il musicista. Lo strumento sta lì e non fa niente. È l'operatore che deve inserire il trattamento e deve avviare il trattamento, e, però, una volta che l'ha avviato, la macchina fa il suo dovere, cioè rimane lì tutto il tempo che è necessario, mandando tutto quello che serve. Il tempo che serve non so se, se mi sono un po' spiegata, chiarissimo, chiarissimo e <ride> meraviglioso. Bene, io direi che possiamo andare alle, alle curiosità. Una te l'ho già chiesta, quindi come ci sia arrivata? Poi. Dai, facciamolo subito. Allora, c'è un progetto che è bellissimo, che si chiama Radionica Senza Frontiere, della Società Italiana di Radionica e Radiestesia. Raccontaci. <ride> Va bene. Allora, una volta facevo un corso e, e lavorando con i grafici radionici, che sono del, praticamente dei pezzi di carta con dei simboli con cui è possibile mandare un trattamento a distanza, ho detto. Ma quanto sarebbe bello poter dare queste cose a, anche alle persone che non hanno mezzi, perché voglio dire, non è che sono contro la medicina ufficiale, ma a volte ci sono situazioni in cui non hai niente, però perlomeno c'è un pezzo di carta che, con cui puoi farci qualcosa, no? È perché è molto, è, è molto economico, è estremamente economico. E non sapevo che al mio corso era presente una persona che lavorava per una Onlus in Colombia. E dopo un mese mi chiama e dice vuoi andare a insegnare la, la, la radionica? Eh, in Colombia dico, come no, Par partiamo? <ride> diciamo che non mi sono mai tirata indietro no? perché per me è tutta un'avventura la vita. E quindi sono partita. Naturalmente, ho creato un programma apposta per loro. Non complicato come la mia scuola che deve formare operatori, ma una cosa che in quattro giorni potevo dare gli strumenti necessari a farsi aiutarsi il massimo, capito? E quindi, però, in modo semplice. E quindi sono andata a Bogotà e poi. Ho fatto questo corso a cui ha partecipato un sacco di gente, è stata un'esperienza meravigliosa. Tra l'altro, persone che venivano da, da, da tutte le parti, gente che ha viaggiato tre giorni per venire a fare il mio corso. Per me è stato un onore incredibile, questa cosa: questa, eh, parlare poi con queste persone, quello che loro, la loro vita, eh, anche loro mi hanno trasmesso tanto. E quindi e poi è partito questo progetto. Eh, abbiamo anche regalato uno strumento radionico perché poi ho lavorato anche con dei medici di questa associazione e a loro invece ho dato la parte più complicata, capito? Che quindi le strumentazioni. Abbiamo regalato un apparecchio per poter fare i trattamenti e i rimedi. E quindi, ehm, e quindi è cominciata questa avventura nel 2005. Ed è andata avanti fino a adesso. Ci siamo espansi in tutta l'America centrale, è stata creata dagli allievi, è stata creata la Fondazione di Radiestesia Radionica Latinoamericana, adesso vanno avanti con le loro gambe, diciamo. Noi siamo andati giù tante volte. Abbiamo formato tipo una quarantina di operatori radionici, tanti radiestesisti. E una cosa bellissima che ha fatto Federico Marincola, che è il vicepresidente dell'associazione, è andato a insegnare anche alla popolazione degli Scinca, che sono sulle montagne del Guatemala, molto isolati, e loro ci hanno dato un risultato incredibile, hanno avuto un'infestazione nelle loro coltivazioni, hanno usato le nostre tecniche di radionica su carta e sono riusciti a debellare, a debellare questa infestazione, quindi è stata una grande una grande gioia, insomma, vedere che queste cose alla fine, il progetto iniziale era proprio quello che ti potessi aiutare senza spendere con pochi mezzi e anche in modo semplice perché l'area di estesia e l'area di onica alla fine sono semplici, non sono complicati che adesso stiamo andando in Africa anche, no? stiamo andando in Africa e dovunque c'è qualcuno che ci invita, noi prepariamo un programma e andiamo giù, eh, cerchiamo di insegnare bene. facciamo un appello anche al pubblico, invitate! La radionica senza frontiere ovunque nel mondo, poi un'altra domanda, curiosità, qual è il, non lo so, il caso di guarigione, qual è della tua storia o quello che hai sentito nel mondo, il caso che ti ha colpito di più. La guarigione più eclatante che non ti aspettavi. Sai, ognuno di noi ha un po' nel suo percorso, no? Quel caso che ti rimane qua e dici, Wow, è quello che ti colpisce no? di più, quello del cuore. Assolutamente. <ride> allora, ti dirò che quello del cuore è il caso di una cagnolina. Allora, ero amica di questa veterinaria che viveva dietro casa mia e l'aiutavo con gli animali, col suo, col suo cane eh, vecchio che aveva un sacco di problemi e lei credeva molto, credeva più di me in quello che io facevo, mentre io ero all'inizio della mia carriera e quindi facevo, ma ero piena di dubbi. Insomma, questa veterinaria mi chiama e dice che ha trovato questa cagnolina con la schiena spezzata, schiena spezzata veramente, eh? nel senso che l'avevano bastonata, e lei l'aveva fatto subito la radiografia, il neurologo veterinario aveva detto qui c'è la spina dorsale spezzata, è un problema gravissimo, non camminerà mai più. Allora lei già pensava al carrellino, insomma, una donna incredibile, e, e però dice a me, fai qualcosa tu con la radionica? Io ho detto, ma che vuoi fare? Cioè... C'è la schiena spezzata, c'è poco da fare, cioè per me era assurdo che lei mi chiedesse questo, capito? Però eh, ho detto, vabbè, proviamo, non, non c'è niente da perdere. Quindi ho preso il pelo dell'animale e l'ho messo su diverse apparecchiature con varie informazioni, tipo eh, infiammazione medolo-spinale, eh, altre cose che riguardavano appunto lacerazione di questo, di quello. E l'ho lasciata lì, l'ho trattata un po' di tempo, ma non ci credevo nemmeno. Cioè, io lo facevo tanto così perché lei, comunque, ci teneva tanto. No, ma io già ero certa che lei avrebbe preso il carrellino perché non era possibile. Invece, vedendo e scherzando, alla fine questo, questa cagnolina adesso fa le corse in campagna tranquilla, si è ripristinata completamente. E dice lei che siccome è, è, stava al piano terra, lei ha un, un bel giardino, e dal piano di sopra guardavano sotto e vedevano questo, questo cane che arrancava, non si trascinava perché non aveva più sensibilità, più niente alle gambe posteriori. E nel giro di un mese, piano piano, l'hanno visto muoversi, camminare, piano piano, è diventato normale. Per me è stato... È stata una cosa incredibile perché io non me lo sarei mai aspettato. Veramente, ho dovuto, devo ringraziare questa veterinaria perché io non, non avrei mai speriment neanche sperimentato, avrei detto: basta, non c'è niente da fare, c'è la spina dorsale, spezzata. Fine. <ride> Lei credeva più di me in quello che io facevo. Beh, Ti anticipo una cosa: che questa storia, che se non sbaglio, è anche sul sito. Sì. È quella che ha convinto me a passare dalla radiestesia alla radionica <ride> quando l'ho letta ho detto: Ma non è possibile. Quindi, poi io eh. avevo un pastore tedesco displasico, e quindi è stata sì, è una proprio una bella storia. Questa. E poi ti chiedo invece: qual è il grande sogno radionico? <ride> allora, il grande sogno radionico c'è già stato. Perché io quando ho cominciato ero praticamente quasi da sola in Italia, c'era pochissima gente, ma proprio si contava su, su una mano, credo forse due. E queste persone erano molto mh, chiuse, non insegnavano a nessuno e comunque alla scuola di radionica inglese mi sono diplomata solo io, quindi di base loro non potevano sapere niente di quello che sapevo io. Quindi vi dico che ero da sola. In più questo fatto del... L'azione a distanza era vista in un modo molto negativo perché le persone pensano subito alla magia nera, a queste cose no, nostre, per cui era molto difficile fare, farla crescere, capito? Farla crescere. Io ho cominciato scrivendo un ciclo stilato che spedivo un po' qua un po' là alle persone che conoscevo. Eh, ho fondato l'associazione, eccetera, eccetera, ho fatto il sito, ho fatto tutto da sola, mi ricordo all'epoca. E poi eh, ho cominciato a scrivere il libro, una storia e l'altra, piano piano, piano piano questa cosa è cresciuta un bel po', ma quando ho cominciato facevo, facevo veramente, c'era pochissima gente che gli interessava, venivano due o tre allievi ogni qua qualche mese, capito? Veramente molto difficile. E quindi il mio sogno all'epoca era come quello di, come si chiama? Quello del computer, un computer Windows, ho un computer in ogni casa, <ride> ogni famiglia ha un computer. Io pensavo ogni famiglia ha un apparecchio radiofonico per curarsi, per autocurarsi. Per... Questo lo sposo. È vero? Abbiamo questo Mi. motto, un apparecchio radiofonico in ogni casa. <ride> E adesso non è che ci siamo arrivati, però devo dire che i tempi sono cambiati, c'è un sacco di gente che si interessa. Non è più vista come una cosa da maga di Sorrento come all'epoca che mi guardavano male, anzi, avevano quasi paura di me se io dicevo che facevo queste cose qua e dovevo stare anche attenta. E, e quindi è un sogno che si è quasi realizzato, devo dire che si realizzerà, perché ormai siamo passati addirittura dalla radionica alla medicina quantistica, che io dico che è l'avanzamento de della radionica, che, video, che comunque più o meno siamo là, quindi la scienza va avanti, eh, quindi questo era, adesso non lo so, è sempre, è per me è sempre l'espansione, l'espansione di, di, di questa cosa, perché credo che sia una cosa buona per l'umanità, capito? Una cosa buona per l'umanità. E poi un'altra domanda, perché inizia? Quindi con... io ho già raccontato nella mia prima puntata la mia storia, con tutte le fatiche, i limiti, <ride> la mente che combatte, io ho fatto anche discreti lanci del pendolo quando mi contraddiceva. Che cos'è che vedi in chi inizia? La cosa che vedi che non lo so, o che è più difficile, o lo scoglio... Quando iniziamo tu vedi una costante, cioè più o meno tutti passiamo di lì o ogni caso è a sé, ognuno ha il suo percorso, ognuno ci arriva con i suoi tempi o trovi che ci sia qualcosa che coinvolge tutti? Diciamo che la maggior parte delle persone ha questa difficoltà che è di tutti della risposta esatta. Questo mm. è così, non ti fidi dice questo ma che ne so se è vero e poi ti mandano il messaggio ho fatto questo ma però il pendolo mi ha mentito non ha detto la verità e io lo so è un problema generale non ti preoccupare siamo tutti nella stessa barca e ci vuole molta pratica naturalmente ecco i, i miei progetti sono di migliorare le tecniche questo sì migliorare le tecniche farle più moderne con altre cose che io ho imparato nella mia vita di ricerca e questo qui, questo qui mi piacerebbe molto per rendere la, la radiestesia più eh, esatta, avere meno questo problema. Sai che ho quel progetto di lavorare radiestesisti per l'umanità no? che lavorano insieme alla a, come si dice? Per i terremoti, no? Quando ci sono insieme alla protezione civile, no? perché in certe situazioni molto, molto pesanti è questione anche di minuti, di secondi a volte per salvare una persona sotto una valanga, sotto una maceria, non sapere se c'è o non c'è. E radiestesista potrebbe sapere se c'è o non c'è, capito? Meglio del cane, meglio di chiunque altro, soltanto che abbiamo sempre questo problema dell'esattezza della risposta, capito? Sarà vero quello che, che ho trovato o no? E quindi io quello che vorrei è trovare un modo per rendere questa cosa sicura, capito? Che la nostra risposta è certa: ecco, questo è un progetto mio. Da qualche Ho preso tempo. preso anche questo, eh? che tu sai che io mi ci arrovello, dico, perché questo si dritto, questo un po' meno. Eh, questo sarebbe sì, molto, molto, molto interessante. E poi, come te la vedresti nel mondo? Cioè nel mondo ideale, quello delle fatine. La radionica, come te lo immagini? Quello tuo. Eh? Quello no. tuo. Che ti devo dire? La radionica e la radiestesia sono la capacità di usare l'intento. Stiamo andando in un mondo che prevede sempre di più la scelta fra essere una persona attiva e essere una persona passiva. Essere una persona passiva vuol dire che ti, tutto quello che, che è presente ti mangia. Capito? Ti mangia, ti mangia la TV, ti mangia il telefono, ti mangiano i social, ti mangia qualunque cosa, no? E quindi invece la possibilità di. Avere il potere su te stesso, sulla tua vita, con questi strumenti, per me il pendolo è un auto-empowerment, cioè invece di chiedere lo faccio io, io chiedo a me stessa, chiedo le cose, no? non, non chiedo a un altro, capito? Quindi posso trovare le mie risposte, posso agire, perché la radiestesia è anche azione, no? Ve l'ha già detto Caroline, di sicuro, non è soltanto analisi, è anche... Possibilità di agire. Adesso facciamo solo l'analisi, poi la prossima puntata. Ah sì? Puntate. Oh, prossima puntata. È molto, eh, molto interessante, questa è una possibilità fantastica eh, della radiestesia. E quindi questo è essere persone attive e, e, e non passive. Ecco, per me questo è molto importante. E con queste, queste tecniche noi ci aiutiamo anche per queste cose qui, credo. E poi poterci aiutare, poterci aiutare con tecniche dolci che non ci fanno male, conoscere se stessi di più, conoscere gli altri di più. Tu sai che hai fatto radionica, quindi sai che nell'analisi, non lo so se a te capita, ma a me capita, nell'analisi eh, di una persona eh, è un po' come se ti senti. Una fratellanza universale alla fine perché ti rendi conto di tutti i suoi problemi, lo svisceri, no? vedi tutte le sue difficoltà. Quindi, quella persona che magari è preso in trattamento, magari ti sta anche antipatico lì per lì oppure lo giudichi, no? Invece, poi cominci a vedere l'analisi, cominci a guardare questo, 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 alla fine ti si apre il cuore, no? E quindi, è un po' come anche questa, è una cosa bella di. Poter uh, aprire il cuore agli altri esseri umani, alla natura, tutto quanto non lo so, ci siamo ah. benissimo. <ride> Vabbè, sono di parte un po' anche io. Ebbene, ti vengono in mente altre? Io le domande le ho finite, però me le sono studiate bene. Mm -hmm. ti viene in mente qualche novità? Qualcosa che bolle in pentola di interessante? Mm, qualcosa che bolle in pentola di interessante non saprei perché io ho dei periodi in cui dico che sono incinta e questo è un periodo sì. che sono incinta sì, <ride> nel senso che so, ho dei processi di, di crescita di di ricerca che sento che devo arrivare a delle conclusioni ma ancora non ci sono arrivata e quindi sono lì, ma principalmente nei settori che ti dicevo, nuovo approccio, la radiestesia, nuovi strumenti, eh, più moderni, capito, perché andiamo in un mondo nuovo e quindi dobbiamo… E adeguarci, adeguarci a un mondo nuovo che ci dà altre possibilità, molte più possibilità, capito? Per cui ecco, questo è, è quello che io sto, sto lavorando adesso principalmente questo bene, quindi c'è del fermento e, come al solito, <ride> e Quando mai non c'è? Questo possiamo dirlo, vabbè, che noi tra colleghi ci sentiamo e quindi il fermento è abbastanza generalizzato, sì. sì, sì, sì. Quindi ognuno individualmente scopre delle cose, ci si rende partecipe. Questo è un'altra cosa che trovo estremamente molto bella, perché è qualcosa che viene subito condiviso, quindi un, un successo di qualcuno e diventa subito, si estende subito. E questo lo trovo una cosa che fa veramente la differenza. Abbiamo una domanda. Uh -huh. Qual è stato il suo percorso per diventare un'esperta in radiestesia e radionica? Il mio personale? Il mio personale è stato eh, che tipo a 25 anni sono andata in Inghilterra eh, perché avevo letto questo libro. Pensate all'epoca non c'era neanche internet, eh, quindi non c'era nulla. E, però c'era l'indirizzo di questa scuola di radionica in Inghilterra e quindi ho scritto una lettera dicendo se questa cosa esiste la voglio fare ed è arrivata una risposta dopo un mese, con una locandina con tutti i loro corsi e sono andata, sono partita, sono andata in Inghilterra e lì ho fatto tre anni, una scuola lunghissima, era molto selettiva, assolutamente selettiva per cui siamo partiti che eravamo una ventina di persone, abbiamo finito in tre per dire. E ho fatto questo percorso, e era soprattutto di radionica perché la radiestesia era implicita che uno la sapesse fare, io invece non la sapevo fare perché non avevo visto, capito nei libri che si trattava di una cosa così strana. Io vedevo solo le apparecchiature con le lucette, e dicevo fantastica questa cosa! Ma mi ricordo, facevo vedere i miei genitori. Io devo andare in Inghilterra, guardavo gli apparecchi. Poi sono tornata, non dico con la coda fra le gambe, ma quasi, ma sempre facendo vedere lo strumento. Per però sapevo che lo strumento non avrebbe funzionato se io non avevo un cavolo di pendolo in mano e porca la miseria e ho dovuto imparare anche quello e quindi sono andata avanti con quel percorso lì poi vi dico all'epoca non c'era nessuno con cui confrontarmi, quindi io lavoravo, tornavo a casa da, da, dal corso, stavo lì, lavoravo e tornavo che ero entusiasta, piano piano mi afflosciavo perché non riuscivo a fare le cose, non c'avevo nessuno con cui condividere, allora poi c'era un'altra volta il corso, ogni tre mesi dovevo andare in Inghilterra, quindi andavo lì, un'altra volta si faceva il corso, allora lì parlavo con gli altri perché si, erano di tutti i livelli, no? poi si andava in varie classi, stavo facendo in un college, quindi tutti i livelli, tutti insieme ognuno nella sua stanza e poi dopo però allora di pranzo durante le pause parlavi con quelli che magari erano già diplomati o si stavano diplomando allora mi entusiasmavo mi ricordo una ragazza diceva che lei aveva, aveva risolto i calcoli di, di una sua amica che doveva essere operata poi non è stata più operata fantastico non vedo l'ora e eh, tornava a casa dopo mi afflosciavo perché io non riuscivo a fare niente non riuscivo a testare e questo tutto complicato quindi sono stati tre anni difficilissimi e poi sono stati ancora più difficili dopo quando mi sono diplomata perché non mi si filava nessuno capito avevo tutti contro e vabbè è stato un percorso veramente veramente duro diciamo che io ero molto fanatica all'epoca e questo mi ha aiutato un bel po' perché se non fossi stata così fanatica e poi ho cominciato a viaggiare, dove, dove, dovunque trovavo qualcosa che mi poteva essere utile andavo. Qui sono andata in America, dopo l'Inghilterra, e lì c'era la scuola americana, c'è cioè stato Abrams alla Radione che è nata lì, quindi sono andata lì, ho fatto i loro convegni. Eh, ho rotto le scatole a mezzo mondo. Devo dire che la mia cultura me la sono fatta da sola adesso. Tutto quello che io negli anni ho preso in giro per il mondo, in Australia, in Inghilterra, in America, in Sudafrica, dovunque potessi trovare qualche cosa, l'ho messo tutto insieme. Ho compilato una scuola che è diventata, diciamo, una delle scuole migliori al mondo, devo dire, perché me la copiano tutti. <ride> Come può la radiestesia essere applicata nella vita quotidiana? Penso che ve l'ha già detto Caroline. No? Eh no, vogliono giustamente il tuo punto di vista, eh, <ride> è mica solo il mio. Beh, la radiestesia nella vita quotidiana è proprio quello che io voglio, la radiestesia non è una cosa del, diciamo, dei, dei maghi o di cose strane, la radiestesia ti serve proprio nella vita di tutti i giorni per vedere l'effetto di qualunque cosa su di te e quindi quell'insalata, quella passata di pomodoro e questo è quello che effetto fa su di te stai meglio o stai peggio ti aiuta a essere più sano o ti aiuta a ammalarti? perché io sono anche quella che dice che sono i piccoli gesti quotidiani che ti uccidono no? Non è poi tante altre cose, tutti i giorni fai uno sbaglio e tu puoi scegliere la cosa migliore per te puoi vedere se dove dormi ci sono problemi perché le energie, la Terra, ha una griglia di energia con tanti punti. Questi punti possono essere nocivi: queste emissioni di energia della Terra, le vene d'acqua, ci sono tante. Tante cose si chiamano zone geopatiche, no? che danno fastidio all'essere umano. Si sono sempre conosciute, eh? siamo noi che abbiamo ritrovate, ma nell'antichità si conoscevano e come, le chiese venivano costruite in certi punti, i monumenti in certi punti, perché conoscevano no? queste cose qua. Però se tu dormi su una zona geopatica, tu dormirai male. E ti svegli che sei affranto, non ti sei ricaricato, capito? E nel tempo ti ammali, capito? Magari c'è cioè, dei disturbi che dipendono solo da quello, e questo lo puoi vedere con la di quindi puoi vedere gli alimenti migliori per te e stare meglio in salute. Poi noi abbiamo delle tecniche, che Caroline, ve le, me ne parlerà. Ma noi possiamo trasformare le cose e renderle buone per noi, capito? Anche se non sono buone all'inizio, possiamo creare delle medicine con l'acqua. Ehm. Possiamo scegliere cosa è meglio per noi dappertutto, come il libro da leggere, film, amicizie, strada da percorrere nella vita, carriera, società, partner, veramente tutto possiamo analizzarlo, controllarlo e scegliere il meglio. Questo è l'auto-empowerment, cioè io decido la mia vita, mi prendo la mia vita fra le mani e decido io quello che... È voglio fare questa cosa non fare questa cosa e scelgo il meglio capito? Questo per me è la radiestesia nella vita quotidiana poi ci sono le pulizie energetiche ve ne parlerà Carolina. io non ne voglio parlare ma quelle fanno miracoli sono fantastiche situazioni che si sbloccano la voglia eh o quali sono le le... la leggo io quali sono le sfide più comuni che gli studenti incontrano nell'apprendere la radiestesia e come possono superarle? Eh, L'abbiamo visto prima. Il problema è eh, essere come si dice, sicuri delle risposte del pendolo, una cosa molto difficile da fare all'inizio, si ottiene dopo tanto lavoro o pratica perché uno deve, deve praticare. E quindi come lo risolvi? Con la pratica, 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 <ride> confrontandosi con i tuoi colleghi. In che modo la radionica può influenzare la salute e il benessere? Eh, eh la radionica è quello, è, nasce per quello. Quindi noi facciamo un'indagine della persona, genere a distanza, eh, vediamo il suo problema di salute e da che cosa parte. Andiamo a cercare le cause dei suoi problemi, cerchiamo di eliminare queste cause con i trattamenti radionici. Quindi non, principalmente la radionica si usa quasi esclusivamente per la salute. Il benessere, anzi, perché salute non si può dire adesso. <ride> Le prospettive future per la radiestesia e la radionica sono molto buone perché vedo che c'è un, un enorme sviluppo, della, soprattutto della radiestesia. La radionica molto meno perché è più complessa. La radiestesia, è, basta scrivere su internet, su Google qualcosa che la riguarda e avete montagne di cose. Perché si è molto, si è molto sviluppata nell'ultimo decennio, proprio tantissimo, per cui tante, sempre più persone la utilizzano e spero che sempre più persone diventino punti di luce per la Terra, per il genere umano, per la nostra società, per il nostro mondo, perché per me è quello. Quali sono stati i miei insegnanti più influenti nel campo della radiestesia? Beh, una delle persone più influenti è stata la mia insegnante Wendy, una vecchia signora che faceva Radionica, era la mia insegnante. Nel in tutto il percorso di, di Radionica in Inghilterra tu eri seguito da un tutor, diciamo, io avevo lei eh, ed era una vecchia signora fantastica, era molto... Posso dirlo, strega? Io all'epoca assolutamente proprio queste cose niente, però lei mi affascinava perché io mi ricordo benissimo la sua stanza di lavoro in cui ogni parete era dedicata alle direzioni, no? Quindi a nord, non lo so adesso non mi ricordo, c'era l'acqua, a sud c'era il fuoco e c'erano tutti gli oggetti che riguardavano quella direzione, lei era molto da un certo punto di vista veramente speciale e mi ha passato tanto eh, l'amore per questo lavoro e eh, per le persone, lei era veramente lo faceva di cuore, per, aiutava le persone, aveva tantissimi apparecchi, eh, è stato affascinante seguirla, tutto il percorso, lei ha seguito me veramente. Poi, per quanto riguarda eh, la Radionica, ancora non ho più avuto insegnanti perché di base ho studiato alla scuola di radionica e poi mi sono diplomata, però ho avuto tante altre persone che mi hanno dato degli input diversi, perché beh, il lavoro lo sapevo fare ormai, però magari quella cosa, la radionica americana, Ed Kelly per esempio è stato un personaggio, è un personaggio molto influente, no? come le, lui usa la, la radionica, eh, che mi piace molto, eh, e poi per la radiestesia sicuramente Raymond Grace, Raymond Grace è stata una figura veramente importante per me, mi ha tolto tantissimi limiti e mi ha cambiato la vita, veramente Raymond Grace. È uno di quei personaggi che ti cambiano la vita, veramente. Quindi questo per me sono stati le persone più importanti. Bella questa. Come si differenzia l'approccio italiano alla radiestesia rispetto agli altri paesi? Allora ve lo dico: la maggior parte de, degli altri, cioè tutti gli altri paesi e in generale anche in Italia al di fuori del, della mia scuola, la, la cosa è molto individuale. Ci sono i maestri e insegnano ai loro allievi. L'allievo finisce il corso e sparisce e non c'è più, e anche l'insegnante poi ha altri allievi. Quello che ho voluto creare io è diciamo, una famiglia, una famiglia di operatori, di radiestesisti, operatori radionici, di persone che, ehm, che sono appassionate, vogliono studiare e quindi c'è un grandissimo arricchimento, c'è una grandissima eh, comunicazione uno con l'altro già dal primo livello. Eh, perché dopo il corso ci si ritrova su un gruppo telegram dedicato in cui la persona viene aiutata, se ha dei dubbi o comunque ci si confronta, si parla di quello che si fa, non si fa, eccetera. E questo finisce, alla, non tutti vanno avanti naturalmente, ma quelli che vanno avanti e finiscono, eh, siamo proprio una famiglia, ci si aiuta, se uno ha un problema magari viene trattato dagli altri. Eh, si condividono le cose, ecco questo non l'ho trovato dalle altre parti, non l'ho trovato da nessuna parte del mondo ed è la cosa più bella per me perché eh, io dico sempre che insegno perché ho bisogno di imparare e è quello che fa l'insegnante, insegna e impara dai suoi allievi, io e dai miei allievi ho imparato tantissimo, ecco un mentore diciamo globale sono i miei studenti, i miei studenti fanno delle cose pazzesche. Eh, hanno meno limiti di me e mi insegnano un sacco di cose quindi per me la scuola è molto importante per, per questo per, la comuni per comunicare per imparare io io stessa che io sono una studente eterna <ride> Credi <tu in> <ride> ci sono particolari esperienze e Casi studio che hanno rafforzato la sua fede nella destesia radionica. Sì, c'è stato questo di questa cagnolina e poi tanti altri, io li chiamo i miei momenti zen. I miei momenti zen ve ne posso raccontare uno <ride> perché ti deve aprire la mente, come dice Remo Gresso, e poi quando la mente si allunga non torna più come prima, <ride> rimane più lunga. e <ride> I momenti di allungamento ce ne sono stati per me eh? che ero una materialista spudorata. <ride> Allora un momento zen è stato per, con gli apparecchi, gli apparecchi di radionica di cui io mi fidavo ciecamente perché mettevo le, tutte le mie belle manopoline, mandavo al trattamento. Questi apparecchi hanno, questo apparecchio che usavo, che avevo comprato all'epoca, aveva una piastra che era collegata con un filo che entrava nello strumento. Su questa piastra si metteva il, i capelli della persona da trattare e poi si giravano tutte queste manopole le che servivano rispetto a quelle che sono del manuale, no? tutti i codici che abbiamo, i trattamenti si mettevano. A un certo punto, questa macchina non c'è più la lucetta, c'era un, un, un timer che si accendeva, non si accende più la lucetta. Dico: Caspita, devo, devo aprirla a cambiare la lampadina. <ride> che ho fatto con grande attenzione. Quello era una cosa allucinante, sai che faccio piano piano, apro lo strumento. E che cosa scopro? Scopro che il filo che collegava il testimone, quindi il cliente, allo strumento finiva nel nulla. Cioè entrava dentro con un jack e li rimaneva, non si collegava da nessuna parte. Sono rimasta di sale perché dico, come faccio a fare i trattamenti se non è collegato niente a questo filo? E ho capito che diciamo le energie eh, implicate in questo lavoro sono completamente diverse dalle energie che noi conosciamo abbiamo bisogno che i fili siano collegati ma questo tipo di energia che noi usiamo non ha bisogno di essere collegata assolutamente, nessun filo questo è stato un momento che ancora me lo ricordo, proprio sono rimasta <ride> così eppure <ride> i risultati ne avevo eh, ne avevo tanti dei bei risultati <ride> E il futuro della radiestesia radionica in termini di accettazione e integrazione con altre pratiche olistiche. Beh, già adesso è molto fatta, questa cosa. Cioè io, I miei allievi provengono, molti sono già terapeuti, fanno altre cose. Allora, la radiestesia, per me, andrebbe fatta da, sarebbe da tutti, dovrebbero farla, dovrebbero imparare da bambini nelle scuole. Perché eh sì, perché la redestesia serve per qualunque altra cosa, anche per una casalinga, capito? per chiunque, capito? È utile per chiunque perché eh, puoi scegliere, puoi decidere, capito? Eh, così vedere le, le cose, comunicare con l'ambiente, comunicare con gli altri a, in questo, a questo livello, a un altro livello, però non è quello visibile. Quindi la redestesia per me la dovrebbero fare tutti, eh, chissà, prima o poi ci arriveremo. E, e tutti quelli che hanno altre, altre professioni di tipo terapeutico possono utilizzare la radiestesia, anche i medici, e eh, avere grandi opportunità, potenzialità in più, capito? Perché puoi scegliere i rimedi, puoi valutare l'effetto di un rimedio, eh? a volte non c'è tanto tempo da perdere, quindi stare a fare tante prove potrebbe essere deleterio, no? Invece scopri che magari quella medicina è ideale. E magari all'effetto rapidamente no oppure dico dei medici oppure puoi fare un'analisi cercare di capire meglio da dove parte il problema della persona no e, allargare la mente e qualunque altra professione qualunque altra professione di tipo terapeutico sinceramente ne, ne può beneficiare proprio per questo e, e poi qualunque altra professione in generale perché c'è sempre quella quella volta che tu dici adesso eh, adesso non sai che rispondere beh Prova a tirare fuori il pendolo, qualche risposta ce l'avrai, magari no? È una chance in più per me la radiestesia. E poi, per quanto riguarda la radionica, è già più complicata la storia. Io penso che la radionica rimarrà. Più che altro per le persone, mh, tera i terapeuti, i medici già stanno andando verso la medicina quantistica, quindi apparecchiature costosissime, 10.000, 20.000 euro, capito? Che quelle russe, tedesche, molto, molto costose, che ti fanno l'indagine in automatico e fanno anche i trattamenti in automatico, che un po' perdono, un po' si perde questa cosa fantastica, che nessuno può, eh, neanche la macchina, può mh, in qualche modo... Ehm, l'essere umano può fare delle connessioni che la macchina non può fare, capito? Sinceramente. Quindi un po' le macchine tolgono questo privilegio dell'essere umano di poter controllare, guardare, osservare, fare domande, girare intorno alle cose. Dall'altro punto di vista, queste macchine nuove strumentazioni nuove quantistiche danno una grande mano perché fanno un'indagine automatica che noi sappiamo noi radionici che l'analisi radionica è abbastanza faticosa molto faticosa e quindi queste macchine ti aiutano molto quindi non lo so ci vorrebbe un po', un po tutto quindi il medico penso che opterà sicuramente per le macchine quantistiche Magari costano tanto, non fa nessuna fatica. E invece i terapeuti forse più facilmente continueranno con le apparecchiature radioniche, che in ogni caso anche queste sono cresciute. Noi adesso abbiamo, una volta c'erano questi apparecchi con le manopole, vedete uno qua dietro, questo bianco che vedete qua, questo qua dietro, qua, vedete? Questo qua è un apparecchio radionico con le manopole, capito? Ma. Eh, ci sono adesso apparecchiature computerizzate, capito? Ci sono dei programmi già dentro, tu schiacci il pulsante, il programma, che so, analisi chakra o programma trattamento chakra in automatico, no? Anche quelle però costano di più, arrivi ai 5.000, 8.000 euro, perché sono computerizzati, sono dei programmi. Ecco, questo è il mio apparecchio storico, il, primo, il mio primo apparecchio con cui ho fatto tante di quelle cose, era veramente ho lavorato tantissimo con questo strumento qui. E quindi eh, anche la radionica si sta modernizzando, c'è più cose computerizzate, software, ci sono software radionici eh, che tu scarichi e metti le cose direttamente, i numeri e la foto della persona. Io quando ho visto queste cose all'inizio non ci credevo minimamente. Cioè, ma come può una foto sul computer con dei simboli che, con, che arrivano intorno con delle? codici numerici, avere un'azione su una persona a distanza, per me era assurda questa cosa qua. All'epoca il primo programma computerizzato, quello di Bob Bruns, si chiamava ETRE, lui era un belga, l'avevo conosciuto alla scuola di radionica inglese e, e siccome non avevo una lira gli avevo detto guarda ti traduco il programma, pensate all'epoca c'era il DOS, io ho imparato il DOS per avere il programma di Bob Bruns di trattamento radionico senza crederci perché non credevo che sarebbe mai successo niente tuttavia lo volevo e quindi ho imparato il dosso ho costretto un amico del mio fidanzato dell'epoca a farmi lezioni private e ho cominciato a tradurre il programma però poi volevo pure usarlo e che ho fatto perché poi io dovevo venderlo no perché ho cominciato ad avere la mia piccola rete di studenti capito cose minime all'epoca eh? però cominciavo a spandermi Insomma, all'epoca facevo palestra e c'era una ragazza nello spogliatoio. Si parlava. Lei diceva che non aveva il ciclo da tipo sei mesi, una cosa così. E dico, vabbè, sai che c'è, facciamo che ti faccio il trattamento. Oh, vado la settimana dopo. Lei dice: Ma sai che mi è venuto il ciclo? Io dico, ma dai. Poi è possibile che questo software che faceva così si muoveva nello schermo, no? andava e veniva, flesciava, io dicevo che razza di roba assurda. Oh, ha funzionato, un altro momento zen. Le applicazioni pratiche più utili nella vita di tutti i giorni sono quelle di vedere l'effetto di qualunque cosa su di te. Quindi quello che tu mangi che effetto ha su di te, perché, come vi dicevo, i piccoli gesti fanno la nostra realtà allora, se tutti i giorni tu mangi qualcosa che ti fa male, piano piano il tuo corpo si deteriora. Magari sei giovane, stai bene, non senti niente. Però nel tempo piano piano le cose vanno sempre peggio e arrivi il momento che sei malato, c'è cioè l'artrosi, l'artrite, e dipende dal fatto che tu hai mangiato questa cosa tutta la vita, capito? Quindi tu puoi vedere quello. E testare qualunque cosa se è una cosa adatta a te o no, questo è molto importante per se stessi e i propri cari. Poi c'è il protocollo di energia, il protocollo di pulizia energetica, ma questo deve parlare Carolina la prossima volta. Questo è straordinario. quello che puoi Io ti fare. aggiungo, mi, mi fa sorridere questo, perché alla domanda quali sono la radiestesia nella vita quotidiana, a me viene in mente quando è cotta la pasta, anche senza bisogno di assaggiarla, dove trovo il parcheggio libero. Quindi c'è anche questo risvolto un po' meno, come si dice, salutista, si può dire? Ce n'è anche proprio uno ancora più concreto. Ma solo concreto, sì, è molto, tutto molto concreto. La radiestesia è concreta, non, non stiamo a fare discorsi filosofici, non ha senso. Come integra la radiestesia con altre pratiche olistiche o spirituali? Secondo me, come vi dicevo, la radiestesia è di per sé un percorso spirituale, Spirituale, fra virgolette, nel momento in cui tu devi essere neutro e non devi, e non devi mettere il tuo io ego dappertutto, per, cioè non devi decidere, tu devi lasciar fluire e, per avere una risposta corretta, no? Quindi non una cosa che manipoli tu, ma una cosa eh, è un lavoro di diciamo impegnativo, questo eh, e anche lo sviluppo delle facoltà superiori che avvengono con la radiestesia nel tempo si sviluppa l'intuito, cominciano ad arrivarti le risposte in automatico. Eh, si sviluppa la concentrazione perché devi essere concentrato quando lavori. Quando si lavora con la radiestesia, si lavora con tutti e due gli emisferi cerebrali. Uno riceve, ma l'altro deve ragionare, deve pensare. Quindi. Aiuta molto a avere anche più chiarezza perché le domande devono essere chiare. Se non sono chiare, le risposte sono insulse, non hanno senso. Quindi, ci sono tante cose che la radiestesia può fare come formazione del carattere al di là dei suoi scopi primari. E quindi, per altre cose, io direi che ci sono cose che invece possono aiutare la radiestesia, per esempio, io pratico Zinan King Kung. E ho fatto yoga per tanti anni, sono tutte cose che aiutano a alzare l'energia, perché tu devi essere sano quando fai l'estesia devi avere energia, quindi di base io penso che andrebbe integrata più, più, che, mh, più che altro con tecniche che ti mantengono l'energia alta, flusso dell'energia alta o, o fluente, insomma, che, che si muove, e quindi non saprei come integrarla da altre parti che alla fine è una tecnica di lavoro. Tecniche di radiestesia trova più efficaci? Ma eh, diciamo che ci sono tante tecniche che possono essere efficaci, cioè dipende da quello che uno vuole. Se uno vuole sapere appunto rispetto alla sua salute, sarà efficace la tecnica di, di valutare l'effetto delle cose su di sé, no? Le, le pulizie energetiche, abbiamo detto, sono assolutamente efficaci, c'è un montagno di, 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 di testimonianze eh, di persone che hanno cambiato la loro vita risolvendo tutte queste problematiche dovute a energie negative, cosiddette, energie nocive, che, che, che vanno dalle fatture a memorie del passato a tante altre cose strane a cui io non credevo minimamente, ma mi sono dovuta ricredere anche su questo. Eh, capito, eh, ci sono tecniche pazzesche. Ci sono quelle della de, radestesia attiva che vi, vi deve parlare Caroline. La prossima volta, io con quella ho, ho pulito l'acqua di un laghetto che stava nel parco delle rimembranze a Riccione. Una signora mi ha chiamato, mi ha chiesto di pulire l'acqua. Io vivo a Roma e non ci sono mai stata a Riccione perché le povere papere nuotavano nel loro sterco, poverine. E io ho detto, vabbè, oh non lo so se posso fare una cosa simile per i miracoli passare no, su, al piano di sopra ho detto vabbè proviamo senti non lo so non ho idea capito e quindi ho provato e l'acqua si è pulita l'acqua si è pulita e lei era stravolta io pure un altro momento zen un momento particolare in cui la radiestesia ha avuto un impatto significativo sulla sua vita diciamo che tutto è stato un percorso di crescita per me e io sono molto diversa da come ero quando ho iniziato 30 anni fa. È stato un percorso, vi ho detto, di crescita, non soltanto di crescita lavorativa, di, 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 di lavoro, di, di tecnica, ma è stato proprio un percorso spirituale, lento, costante. Anche aver conosciuto tante persone particolari, no? per esempio Raymond Grace, io l'ho incontrato personalmente, sono andata da lui, ho parlato con lui, l'ho visto varie volte, sono andata in America varie volte. E... E non solo lui, anche altre persone, magari le hai viste una volta, ma hanno detto quella frase, quella parola, ti hanno lasciato qualcosa dentro e, e questo tutto ha fatto per cambiarmi e diventare quello che sono adesso, completamente diversa da quella che ero una volta. Ma poi tutto il lavoro della scuola, io ero una persona introversa, timida, completamente diversa da, da come mi vedete adesso. eh. Proprio io, io mi vedo adesso, non dico non mi. Io quando ero ragazza non mi davo 5 lire, veramente ero una persona tutta tra le nuvole, con i suoi pensieri, i suoi idealismi, volevo salvare il mondo, però ero molto capito, non, non ero brava in niente, capito? Non, non mi vedevo da nessuna parte, avevo solo questo grande desiderio di fare qualcosa di buono. E, e quindi sono cambiata tantissimo, che vi devo dire? il mio primo incontro con la radiestesia in che senso non la capisco come si descrive il primo incontro non so che intenda la, la prima volta che eh, beh, però tu ci sei arrivata dalla radionica quell'effetto quando scopri che questa roba qui si muove cioè che scende eh, dillo tu Carolina dillo eh? tu l'effetto perché... <ride> perché tu sei partita dalla radionica e quindi per te non vale mm. Eh sì. Lo descriviamo io anche, ero molto mentale, l'ho raccontato nella prima puntata e a me quando mi hanno dato questa roba qui e dicevo mi chiamo Caroline sì, mi chiamo un altro nome no e io lo guardavo e dicevo ma figurati, ma è impossibile, ma è impossibile. <ride> però poi è stato quello che, che mi dall'impossibile della parte mentale no, a cui non credevo mi ha, mi ha portato avanti. Eh, perché sì, sembra proprio è qualcosa che esce, esce proprio. E se uno abituato a uno schema estremamente materiale e terreno, dice: 'Come fa questo a sapere la risposta, e poi questo chi è, e poi chi lo muove, <ride> e via, è già. È già. <ride> Allora, quali consigli darebbe a chi vuole iniziare? Chi vuole iniziare dovrebbe iniziare con un insegnante perché così ha molto meno problemi, con qualcuno che ha già lavorato, che sa come si fa. E poi deve praticare, praticare molto perché ognuno di noi ha il suo modo di lavorare al di là di, di quello che si può leggere sui libri o che ti può dire qualcuno. È nella pratica che uno vede... Il suo rapporto col pendolo, capito che cosa, come il pendolo funziona per, per se stesso. Quindi è, è questo che conta principalmente. Molta pratica, molta pratica <ride> e niente da fare, cioè solo praticare, praticare con intelligenza, eh, però praticare con intelligenza. I Cambiamenti più notevoli, eh, i cambiamenti che ho osservato nel campo della radiestesia, ne ho osservati di cambiamenti, diciamo che quando io ho fatto la scuola di radionica quando avevo 25 anni, eh, la radiestesia era usata solo per analizzare e infatti, io dicevo radiestesia analisi, radionica trattamento. Quindi, due cose completamente separate. Ma poi, quando sono andata in America, Anni dopo e ho scoperto un'altra radiestesia. Una radiestesia che trattava, che faceva azioni a distanza. Naturalmente, ha a che fare sempre con la persona, l'intento della persona, no? E questo è stato uno sviluppo della radiestesia. Poterci mettere l'intento ha cambiato le carte in tavola tantissimo. Lavorare con altre, con altre cose, come le guide spirituali, anche è stato un cambiamento, anche quello. Prima non si è mai fatto. E quello pure ha dato altre possibilità ci sono stati vari step diversi, veramente sì, Mh, sempre più adeguati a un mondo nuovo che sta arrivando, secondo me. Quindi un lavoro di partnership con, con, altre, con altre con altre strutture invisibili, come le vogliamo chiamare? <ride> spirituali, o lo spirito, o qualcosa che è invisibile, e, questo è, sì, Tanti, tanti cambiamenti, chissà se ne verranno degli altri. Probabile, forse sì, forse no. Vediamo. <ride> Sempre meglio, però. Beh, già adesso c'è un bel corpo di cose che si possono fare eh, con la radiestesia, veramente tante. Infatti, io dico sempre: faccio tanti corsi, poi ritorno sempre alla radiestesia radionica. Ho fatto tutti i corsi del mondo perché sono una curiosa, no? E poi ritorno sempre alla radionica e radiestesia, perché lì puoi fare qualunque altra cosa: e cromoterapia, agopuntura, omeopatia, eh, fiori di Bach. e tutto lo puoi fare sempre sia con la radiestesia che con la radionica, chiropratica vertebrale ne vogliamo parlare la chiropratica vertebrale pure facciamo col pendolo cioè alla fine alla fine torno sempre lì sono contenta che è un sistema che comunque ti sostiene da tanti punti di vista veramente abbiamo terminato le domande, eh, un bel po di domande. molto bene quindi direi che abbiamo finito la seconda puntata. Ho già degli spunti per la prossima, grazie. Mm -hmm. E grazie a tutti. E grazie, grazie di avermi invitato. Grazie Caroline. Grazie.